Benvenuti al telegiornale Oristanese. Sono 1.348 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Ieri ne erano stati conteggiati 1.345. Si registrano infatti tre nuovi casi solo nella provincia di Sassari. Restano 58 quelli di Oristano. È quanto rilevato dall'unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell'isola sono stati eseguiti 39.844 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 85, 10 in terapia intensiva e 376 in isolamento domiciliare. 762 i guariti in totale in Sardegna. Non si registrano nuovi decessi, complessivamente restano 125. Ed è stata presentata al presidente Solinas e alla giunta regionale una mozione sulla situazione della sanità nella provincia di Oristano. Sentiamo i dettagli nel servizio. I consiglieri Emanuele Cera, Francesco Mura, Alfonso Marras, Giuseppe Talanas, Piero Maieli chiedono al presidente Solinas e alla giunta regionale di potenziare nell'immediato le strutture sanitarie dell'Oristanese, l'ospedale San Martino d'Oristano e gli ospedali di Ghilarza e Bosa, che sono ormai ridotti a poco più che grandi poli ambulatori, necessitando infatti sia del potenziamento dei servizi sanitari e di nuove e moderne strumentazioni. La recente riforma sanitaria ha visto purtroppo il forte indebolimento e la progressiva riduzione dei servizi nel territorio della provincia di Oristano, si legge nella nota dei consiglieri, a vantaggio di una programmazione regionale caratterizzata dalla concentrazione di servizi nei grossi poli sanitari isolani. La situazione che si sta vivendo non ha fatto altro che evidenziare tale allentamento, ulteriormente inasprito da una serie di azioni che interessano i vari trasferimenti in atto del personale sanitario in altre strutture. È assolutamente fondamentale, continua la nota, nonostante le rassicurazioni verbali pervenute, riattivare una situazione sanitaria ottimale e in grado di erogare tutti i servizi essenziali di cui i civili necessitano, che possa andare a vantaggio di tutti, perché ogni cittadino ha diritto alla salute in egual misura. Ancora sanità, serve più personale per la ripresa dei lavori nel post-emergenza. Lo dicono i medici e con loro il sindaco di Oristano, Andrea Luzzu. Sentiamo. Il sindaco di Oristano, l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, i sindacati medici, prendono atto con soddisfazione del rientro dal 1° giugno nel presidio ospedaliero di Oristano di due dei quattro anestesisti trasferiti in un'altra struttura regionale durante la fase di emergenza causata dal Covid-19. Il San Martino, il Mastino di Bosa e il De Logu di Ghilarza si trovano infatti in palese difficoltà poiché devono ripristinare la normale attività operativa, ma hanno una notevole quantità di lavoro da smaltire accumulato durante l'emergenza, un carico di lavoro che non è possibile sostenere senza un adeguamento dell'organico, privo di personale specifico e di mezzi. L'ordine ha più volte sottolineato le carenze degli ospedali, soprattutto in questo periodo, anche perché i nosocomi erano già depotenziati e impoveriti nella generalità degli organici in quasi tutti i reparti e soprattutto, ancora più evidente, la mancanza di specialisti. È necessario, dicono, una riorganizzazione della normale routine di lavoro per coprire le esigenze e in modo particolare occorre garantire la sicurezza di operatori e pazienti. La richiesta è tutta rivolta alla Regione per la risoluzione delle inefficienze che impediscono lo svolgimento della regolare attività ospedaliera, così che il San Martino, il Mastino e il De Logu possano riprendere appieno le attività a fronte di una maggiore sicurezza individuale e collettiva per il bene dell'intera comunità. Il Comune di Oristano annuncia gli sgravi sulla Tari. Vediamo. Dalla giunta Luzzu arriva una boccata di ossigeno per le imprese e i professionisti oristanesi in crisi a causa dell'emergenza sanitaria. Su proposta dell'assessore alle attività produttive, Maria Bonariazzedda, la giunta ha deliberato i criteri per la concessione di contributi che, uniti alle altre misure già disposte dalle istituzioni nazionali, regionali e comunali, puntano ad alleviare le sofferenze di imprese e professionisti durante il lockdown. Interveniamo per un importo complessivo di 300.000 euro per sgravare nella misura massima di 300 euro a richiedente le attività produttive e quelle professionali dal pagamento della Tari 2020, spiegano il sindaco Andrea Luzzu e l'assessore Zedda. Accogliendo le istanze delle organizzazioni di categoria e le richieste di tanti imprenditori e professionisti locali, abbiamo stabilito una serie di criteri che consentiranno loro di non dover sostenere il peso del pagamento del tributo dovuto per i rifiuti. I criteri prevedono che il contributo da concedere sia attribuito a scomputo del tributo Tari dovuto per l'anno 2020.
soggetti interessati sono imprese titolari di partita IVA iscritte alla Camera di Commercio e i professionisti che hanno la propria sede operativa a Oristano e che tra il 4 marzo e il 3 maggio 2020 hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attività a causa della diffusione del Covid. Ulteriore requisito per le imprese è quello di non aver fatturato al 31 dicembre 2018 più di 400.000 euro, per i professionisti il limite è di 50.000 euro. Il Comune nell'assegnazione delle risorse darà priorità ai richiedenti che abbiano sospeso totalmente la propria attività per effetto delle disposizioni del Governo. Qualora siano ancora disponibili risorse sul fondo, si penserà a chi ha sospeso l'attività solo parzialmente, precisa l'assessore Maria Bonaria Zedda. Scuola. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, in audizione alla Camera, ha sottolineato che chi avrà un quadro carente fin dal primo periodo potrà non essere ammesso all'anno scolastico successivo. Sentiamo i dettagli. Le novità sono sempre dietro l'angolo. L'anno scolastico 2020 non è terminato. Studiare è fondamentale. Le tanto odiate valutazioni non mancheranno. Non vi sarà alcun 6 istituzionale o promozioni spontanee. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, nel corso di un'audizione alla Camera, ha messo in evidenza che chi avrà un quadro carente fin dal primo periodo potrà non essere ammesso all'anno scolastico 2020-2021. Le insufficienze spunteranno nel documento di valutazione. Quest'ultima avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto. Gli studenti potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più discipline, ma non sarà un 6 politico. Chi invece verrà ammesso con insufficienze o con livelli di apprendimento non consolidati, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione, sarà predisposto dai professori un piano individualizzato per recuperare nella prima parte di settembre quanto non è stato appreso. Il piano sarà legato al documento di valutazione finale. L'esame di maturità prenderà il via il 17 giugno. La durata dei colloqui sarà massimo di circa un'ora in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la sicurezza di tutte le persone coinvolte. Si è svolto ieri il Consiglio Comunale nel Comune di Cabras. Scissione pacifica fra la maggioranza e proposta della Giunta, promossa all'unanimità. Sentiamo. A Cabras si è tenuto ieri un consiglio comunale in cui non è mancato il dialogo tra le parti, specie quelle in capo alla maggioranza, che avevano da chiarirne l'appartenenza effettiva di tutti i componenti. E così la consigliera Alessandra Lochi, che di recente aveva presentato una mozione per lo sviluppo di azioni a favore delle imprese in difficoltà, ha costituito un gruppo autonomo del PD, ma ha dichiarato sempre lavorando al fianco della maggioranza. Tanto che a fine seduta, dopo aver sentito la proposta del sindaco Andrea Abis sulle prossime operazioni, ha deciso di ritirare la propria mozione, votando a favore, così come l'intero Consiglio. Un sì unanime per la proposta della Giunta Abis, che con 5 mosse cercherà di dare un sostegno alla stagione balneare. Sicurezza sarà la parola chiave, insieme a sorveglianza. Sarà difficile gestire gli ingressi nelle spiagge, ma tra i punti c'è anche quello di effettuare controlli per evitare gli assembramenti. Inoltre, il progetto di una forte campagna di marketing per la promozione del territorio come zona sicura. La consigliera Carla Sanna, che ha preso la parola al termine del Consiglio, ha proposto la forte collaborazione con le associazioni di volontariato. Purtroppo sarà impossibile rivedere le piazze del paese animate dagli eventi organizzati lo scorso anno, troppo costosi e troppo carenti le risorse comunali. Decisa anche la riduzione della Tari per l'anno in corso. Nonostante la grave emergenza sanitaria che la Sardegna sta affrontando, vogliamo restituire ai cittadini la possibilità di usufruire in sicurezza delle spiagge e del mare sardo. Perciò abbiamo approvato la programmazione di oltre 1 milione di euro per gli interventi di salvamento a mare nell'imminente stagione balneare. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas in riferimento allo stanziamento di 1 milione di euro destinato ai comuni costieri. E ieri la videoconferenza tra amministrazione e commercianti sulle modalità per affrontare insieme la stagione turistica in città. Sentiamo. È di ieri l'assemblea in videoconferenza promossa dagli assessori alle attività produttive e al turismo del Comune di Oristano, Maria Bonaria Zedda e Massimiliano Sanna, con gli operatori turistici e commerciali della città per stabilire un percorso comune in vista della prossima stagione estiva. Gli imprenditori hanno manifestato una forte preoccupazione per la ripresa dettata dal calo di presenze che si contrapporrà a un forte aumento dei costi di gestione per il rispetto delle norme di sicurezza. Una quarantina di partecipanti che si sono confrontati su idee e suggerimenti
investimenti per una ripresa delle attività dopo il blocco imposto dal coronavirus. A livello regionale stiamo lavorando a 3 tavoli, uno sul marketing, uno sulla sicurezza, l'altro sui trasporti, ha spiegato l'assessore al turismo Massimiliano Sanna. Un'ipotesi allo studio è la chiusura al traffico del centro storico nei fine settimana, ha detto l'assessore alle attività produttive Maria Bonaria Zedda, per recuperare spazi da concedere ai locali commerciali e alla circolazione pedonale. Aumentare la disponibilità di suolo pubblico per bar, ristoranti e pizzerie è una misura sulla quale si stanno orientando in tanti e che può risultare vincente. L'assessore Zedda ha annunciato che chiederà alla Regione che i saldi estivi si svolgano in libertà di esercizio. All'incontro ha partecipato anche l'assessore al bilancio Angelo Angioi, che ha assicurato interventi in materia di sgravi di tributi anche alla luce delle norme introdotte dal decreto Cura Italia. C'è anche Oristano tra le decine di città italiane che il 16 e 17 maggio parteciperanno a Buongiorno Ceramica 2020. Vediamo il servizio. Nel 2020 Buongiorno Ceramica si svolgerà il 16 e 17 maggio. Numerose le città italiane che parteciperanno, c'è anche la città di Eleonora. Lo fa attraverso un video promozionale sulla ceramica oristanese realizzato attraverso Terracotta, centro di documentazione sulla ceramica di Oristano, e proposto anche con il linguaggio dei segni LIS per i non udenti. Sarà un'edizione speciale digitale a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, che ha messo alla prova la creatività e l'impegno di tutte le città impegnate nella creazione di un festival diffuso della ceramica, adatto a raggiungere individui e famiglie per entrare direttamente in tutte le case grazie alla modalità online. Non sarà possibile accedere ai laboratori, ma questo non ferma l'estro degli artigiani ceramisti. Quest'anno più che mai Buongiorno Ceramica è un viaggio attraverso forme di espressione differenti e singolari, ha dichiarato l'assessore all'artigianato e alle attività produttive Maria Bonaria Zedda. Attraverso Terracotta, centro di documentazione sulla ceramica di Oristano, abbiamo individuato una forma ulteriore per promuovere la nostra ceramica. Lo faremo raggiungendo anche il pubblico dei non udenti mediante il supporto professionale del traduttore LIS Simonetta Urtu. L'obiettivo, ha aggiunto l'assessore Zedda, è accogliere anche il pubblico dei visitatori sordi e ampliare l'offerta comunicativa del centro. Con questo intento è stato realizzato il contributo filmato Sentire la ceramica, interamente tradotto in lingua dei segni italiana. Mediante il montaggio di audio, video e immagini sarà possibile ripercorrere la storia e l'arte della ceramica e dei figoli oristanesi. Facciamo un salto nel passato con un pezzo di Paolo De Sogus. Nel passato, quando Oristano era ancora cinta dalle mura medioevali e la stolta mano dell'uomo non aveva ancora avviato l'insana opera di demolizione, i viaggiatori dell'Ottocento che superavano le sue porte ed entravano nella città urbana restavano coinvolti e affascinati dai profumi provenienti dai cortili e dai giardini patrizi. Erano gli agrumi in fiore, arance e limoni in particolare, che ancora abbondano in numerosi spazi interni del centro storico, ma anche in quelli esterni ricavati nelle abitazioni dei nuovi quartieri. Ed eccolo un bel esempio di pianta da frutto, un nespolo che si erge in Viale Diaz, dominante sulla strada e su un ristretto cortile dove nel tempo Mano Felici gli hanno trovato dimora. Esempi che stanno scomparendo nel tempo, testimoni dei terreni fertili e di riporto delle inondazioni del fiume Tirso sui quali Oristano è stata edificata al posto di un immenso giardino. Le associazioni del comparto agricolo lanciano l'allarme sull'emergenza cavallette. Sentiamo. Si estende ad altre campagne dei comuni del Nuorese la presenza di cavallette che stanno distruggendo grano, fieno, medicai e quant'altro trovano sui campi. Dopo le segnalazioni nei salti di Bolotano, Ottane e Orani, peraltro prossimi alle zone dell'Alto Oristanese, l'invasione delle locuste è segnalata a Orotelli, Fonni, Gavoi, Sarule ed è confermata la presenza di sciami anche nella parte bassa dell'Ogliastra verso il mare e in diverse aziende del Sarcidano
prossime alle province di Cagliari e Oristano. La situazione desta preoccupazione ed è stata la Coldiretti di Nuoro a denunciare il pericolo derivante dalla presenza delle locuste, mentre a livello locale viene rammentata l'esperienza dello scorso anno quando le amministrazioni comunali organizzarono squadre di cittadini volontari, anche con la presenza di donne, che con il fuoco e le scoppe fatte di arbusti riuscirono a contenere ed eliminare la presenza delle cavallette. Le denunce della scorsa stagione portarono la Regione ad assumere l'impegno per un intervento di bonifica rimasto tale senza alcun seguito, con il problema che si è riproposto con drammatica evidenza. Ci spostiamo a Macomer, sentiamo come sarà possibile superare la crisi. La terribile crisi che la pandemia da coronavirus ha provocato in molte aziende, per fortuna, non ha toccato tutti. Si sono salvate quelle aziende che da tempo avevano scommesso sulla innovazione, sia nel campo dei prodotti sia nella loro commercializzazione. Una di queste è la Guido Formaggi, un'azienda a conduzione familiare che insiste nella Piana di Tossilo, disastrata dalla crisi degli anni scorsi, dove sembra però che godano di buona salute aziende e imprese del settore agroalimentare. Gavino Guiso è un giovane imprenditore di 54 anni, dopo precedenti esperienze ha ristrutturato la sua azienda dal 2018, accanto a lui lavorano la moglie e due figli. Sin dal primo momento la Guiso Formaggi ha puntato su prodotti di spiccata personalità, come le creme di formaggio pecorino allo zafferano, la bottarga e ora il mirto, il formaggio pecorino molle, la ricotta mustia, ovvero affumicata, le provole. Per la maggior parte sono prodotti che non fanno parte della cultura tradizionale sarda, ma che non per questo non hanno avuto successo. Un paio di anni fa è venuto un premio da un'esposizione internazionale a Parigi e recentemente un altro da una importante giuria sarda, la Sardinia Food in the World. Altro segreto del successo alla Guiso Formaggio è la lavorazione in biologico, una modalità sempre più richiesta proporzionalmente alla consapevolezza dell'eccessivo numero di conservanti, coloranti e pesticida e via dicendo che attualmente vengono usati. Per questo viene acquistato del latte ovino certificato da un'azienda di Bitti, che a sua volta trasferisce la certificazione alla Guiso Formaggi, che se ne avvale in tutto il mondo, ed in tutto il mondo viene esportato il prodotto. Il terzo segreto, infine, è l'e-commerce. La Guiso Formaggi ha messo a punto un'app per la telefonia mobile attraverso la quale si può consultare il catalogo dei prodotti e fare l'ordinazione attraverso un semplice click. Il tutto è poi corredato al sistema di pagamento in Sardex. L'azienda è in continua crescita e ha superato i 100 quintali di latte lavorati all'anno. Accanto ai formaggi, l'azienda commercializza altri prodotti sardi come vini, olio e altro ancora, contribuendo alla conoscenza dei prodotti nostrani nel mondo. Unico ostacolo, dice sconsolato Gavino Guiso, la burocrazia, che spesso frappone ostacoli assurdi. Un esempio, insomma, di una conduzione innovativa e moderna che può essere di incoraggiamento in un periodo in cui di coraggio si ha veramente bisogno. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle foto che partecipano al contest Primavera. Vi ricordo che potete sempre inviare i vostri scatti al numero WhatsApp 324 6636 549. Buon proseguimento!